fare qua da solo, eccoci qua, siamo live. Dicevo, mi sento sempre ignorante, professore, sempre ignorante mi sento ogni giorno, parlo con tutte queste persone che sanno tutto e io non so mai niente e cerco di sapere qualcosa da qualche parte e poi dico, ah, adesso vedi che ho imparato, non so, questa cosa su questa roba tecnica e poi non ho, do, il giorno dopo capisco ancora di essere indietro, una corsa senza fine, non so quale sia la soluzione. Assurda, non è la storia di tartaruga e il più veloce Achille. Non raggiungeva mai Achille la tartaruga, perché la tartaruga si spostava avanti e lui era fermo su dove era prima la tartaruga. Quindi non c'è possibilità. Ogni giorno c'è qualcosa di nuovo. Si metta conto che io mi metto a studiare fisica e il giorno dopo mi dicono che intanto hanno scoperto un'altra cosa. E io sono Che fermo. Quindi questa è la situazione dell'uomo. da cui non se ne esce. Però è vero che ha fatto il liceo classico? Sì, io sono Anch'io ho molto fatto il liceo fiero anche. classico. Anch'io ho fatto il classico. Almeno adesso non so, no, ma anche adesso guardi, perché mio nipotino, che non era un bravo studente, al classico gli hanno inculcato i molti interessi di lettura, finito che ha fatto filosofia. Credo sia ancora un. Io non so perché molti, anche dei miei colleghi, preferiscono lo scientifico, dicendo ma il classico serve, poi è difficile, è meglio andare allo scientifico. Il classico sarà forse più difficile, ma credo che dia una buona inquadratura. Ma nella mia appunto ignoranza, però pensavo che per arrivare a fare studi come quelli che fa lei servisse proprio una mente, cioè una preparazione totalmente scientifica, matematica, cose, formule. Però insomma mi dà speranza perché anch'io ho fatto classico e quindi potrei anche un giorno magari arrivare a capirci qualcosa. Ma io penso che il classico ti dà un'inquadratura generale. Dopo noi all'università, io ho fatto medicina, c'è un esame di fisica, ad esempio, quindi impari altre cose. Matematica non c'è, ma fisica c'è, chimica c'è. Quindi era inutile studiare le stesse cose al liceo e poi riprendere all'università. Poi dipende molto dalla formazione. Io quello che faccio io come neuroscienziato poi è molto vicino alla filosofia, alla psicologia, più che all'ingegneria o alla matematica. Alla filosofia? Perché dice più vicino alla filosofia? Perché i neuroni che noi abbiamo scoperto, quei neuroni specchio, sono molto simili a quello che avevano proposto i fenomenologi. Noi siamo molto amati dai fenomenologi, perché abbiamo detto che tu capisci le cose se hai dentro qualcosa che te lo permette di capire. Cioè, tu capisci una persona se fai le cose che fa lui o che tu puoi fare. Ma facciamo una cosa, cominciamo qualcosa più banale con cui abbiamo incominciato noi. Io vedo uno che piglia una tazzina e capisco che piglia una tazzina. Uno potrebbe dire, ah, capisco la tazzina, faccio dei calcoli matematici, la velocità, eccetera. In realtà la capisco perché dentro di me c'è un programma motorio simile. Io vedo la tazzina perché dentro di me faccio questa azione. E questo poi adesso ultimamente è diventato molto bello, l'abbiamo esteso da cose fredde, piglio la tazzina, che può essere banale, a cose tipo le emozioni. Attualmente, proprio con quell'ingegnere che lei ha visto un momentino fa, Avanzini, stiamo pensando molto allo sport. Cioè, come fai a capire un'azione se non hai mai giocato o non hai fatto mai quello sport? Io quando faccio le conferenze faccio l'esempio dei tuffi. Io non ho mai fatto tuffi in vita mia. Guardo però le Olimpiadi, tutte le Olimpiadi guardano tutti gli sport. Non si capisce niente, ma guardi. Tu vedi il tuffatore e dici che bravo, e poi il voto è 6,5. Dici, ma come mai? Poi c'è un altro, dice, ma ha fatto uguale, 8. È perché uno che ha fatto i tuffi o che è esperto vede piccole differenze, i piedi sono più paralleli e capisce così. L'altro esempio, io sono tifoso di calcio, mi piace molto il commento del calciatore accanto al commento del giornalista. Molto spesso il giornalista dice, meravigliosa parata. E quello accanto dice, ma veramente il portiere era già lì, non è che sia così meravigliosa la parata. E invece per i tuffi, onestamente, io non sono in grado di capire.
Ma pensi, professore, che io di mestiere giocavo a ping pong da ragazzino. Adesso ho quasi 50 anni, insomma, da ragazzino giocavo di mestiere, facevo quello, no? E mi ricorderò sempre che una volta c'era un giocatore molto forte, io stavo ancora, diciamo, crescendo come livello, e lui mi disse: guarda, ti devo solo dare un consiglio. Una cosa che non devi fare mai è guardare i giocatori scarsi, perché quando io guardo i giocatori scarsi, poi gioco peggio. Invece io guardo solo i giocatori bravi, no? E allora mi proibiva di guardare quelli scarsi. Forse il neurone a specchio che era dentro di lui inconsciamente glielo suggeriva, non lo so. Chiava l'azione sbagliata, anche se in certi campi sembra che va bene anche sbagliare. Cioè ci sono dei lavori sui chirurghi, i chirurghi imparano sia dal chirurgo molto bravo, dal chirurgo che fa l'errore. Perché vedendo come fa l'errore non lo farà più o lo farà meno. Ma per gli sport quello che dice lei è verissimo. D'altronde non so se lei ha detto che ha giocato a ping pong, probabilmente avrà giocato anche a tennis. Sì. Non lo so, io so che quando io giocavo con uno bravo a tennis andavo a caso disfattissimo. Guarda che bravo che sono, ho perso, ma ho fatto questo. Col brocco magari vincevo, dicevo, Dio, ma che male che ho giocato. Ma adesso c'è tutta una letteratura su questo, sul come insegnare anche gli allenatori. Io non, nella mia, non dico arroganza, se non sono arrogante, ma nella posizione di professore universitario uno pensa che gli allenatori, i cosi siano un po' porosi, insomma. Invece adesso abbiamo fatto vedere dei lavori veramente, sono molto, molto sottili. Sulle finte, su come si batte un rigore, su come devi, insomma. Dietro non sono solo, beh, c'è poi l'aspetto ieratico di un Mourinho, di non so chi, ma anche gli allenatori minori hanno una conoscenza tecnica veramente notevole. Assolutamente, quando vedi oggi un grande allenatore di uno sport è cresciuta tantissimo, ma proprio anche tutta la parte di personalizzazione psicologica dell'apprendimento di un atleta, che ai tempi miei, magari 30 anni fa, come dire, arrivava l'allenatore e diceva: voi 20 fate lo schema, tutto uguale, tutti la stessa cosa, e tu dici: ma io sono scarso di rovescio, perché mi fai fare rovescio? Così. E invece oggi c'è tutta un'attenzione anche al fatto che magari uno apprende più visivamente, chi più cinestesicamente, più uditivamente, non so, insomma c'è un'attenzione totalmente diversa, ecco, rispetto al passato. Non c'è solo la bravura nel colpire la palla eccetera, ma c'è anche la bravura nel, per quello ci interessano anche loro i nostri esperimenti, di capire l'intenzione dell'altro. Tu, se sei un grande campione, capisci da come lui si muove dove andrà a finire la palla. Cioè, capisci l'intenzione della persona appena fa il gesto, la palla non è neanche partita, ma sai che andrà là. Sì. C'è anche un esperimento fatto a Roma con i giocatori di pallacanestro: tu lanci la palla e dopo la luce si spegne, e quindi non sai se la palla è andata nel canestro o no. Dopodiché lo sperimentatore ti chiede: è andata nel canestro? Hai fatto canestro o no? C'è una netta differenza, i super, i grandi campioni, dal movimento iniziale della mano non sbagliano mai, quella va in canestro. E io pensavo questo fosse molto per la pallacanestro, io non sono un esperto, perché giocano in pochi, cioè, ma per calcio lo stesso, bisogna prevedere dove andrà la palla, il campione sa questo. E penso che l'allenatore insegna proprio questo. Sì. Beh, mi chiedono in chat dove la salutano, e ci sono un sacco di persone che mi dicono, scrivono che hanno fatto tesi, due tesi addirittura. Simone Ravenda, due tesi su questo argomento, grazie. Lo sui mirror. No, sui mirror. E chiedo, no, naturalmente mi arrivano lettere sullo sport, perché la gente ci pensa e poi dice: ma guarda, io adesso che faccio questo sport, che conosco i mirror, ho capito questo, quest'altro. Va bene, sono gli ascoltatori. Qua anche Alice dice: Rizzolatti è un mito. Alice Fabrello, ti salutiamo su Facebook. Fu di grande ispirazione per la mia tesi di laurea. Ecco, qua tutti a fare tesi di laurea su Neuroni a Specchio. E chiedevano da dove derivasse il nome Neuroni a Specchio, da dove è venuto fuori? Il nome è stata una fortuna, perché piace molto. Il termine Neuroni a Specchio è stato un brand che ha lanciato molto questi. Ma sono specchi perché, facevo prima l'esempio, nel momento in cui io vedo
lei fare un'azione, la vedo, dentro di me c'è una rappresentazione motoria identica, cioè si specchia l'azione dentro di me. Cioè non è solo che io vedo lei fare un'azione, quindi qualcosa, cioè, ma è proprio quella. Adesso qui recentemente, noi collaboriamo molto con l'Iguarda di Milano, dove si può registrare dall'uomo, non dalla scimmia, per periodi lunghi, perché sono malati epilettici, devono stare lì per alcuni giorni, quindi abbiamo agile. Beh, c'è questa nostra dottoranda che ha fatto una tesi su un'area, e è proprio il film. Nel momento in cui tu fai un'azione, o tu vedi meglio fare un'azione, nel tuo cervello anche temporalmente si ripete. Cioè nel momento in cui tu fai un gesto più veloce, nel tuo cervello, tu lo vedi, nel tuo cervello la parte motoria imita, è uno specchio di quello che ha fatto l'altro. Quindi non è solo una cosa statica, vedo che prende una tazzina, ho capito che prende una tazzina, ma vedo anche la cinematica con cui prendi, sono uguali. Ma come si fa a vedere, professore, le faccio un sacco di domande stupide ovviamente, ma perché non so e vorrei capire, come si fa a vedere nella ricerca che c'è questa replica nel cervello, da che cosa uno stabilisce che, ah ecco, il gesto di prendere questa tazza è stato replicato uguale nel cervello, di dove, come? Ecco, io sono molto fiero di questo che abbiamo fatto purtroppo con un professore che è morto. Cioè abbiamo applicato alla fisiologia un metodo etologico. Cioè invece di fare delle cose standard, noi gli facevamo vedere degli oggetti. Ad esempio gli do uno semino, gli do un bicchiere. Simultaneamente registriamo singoli neuroni del cervello. E quindi se io ho il neurone che fa questo, se io gli faccio vedere la bottiglia di plastica, non dirà niente. Se gli faccio vedere invece un semino, prendere un semino, si attiva il neurone che quando fa lui l'azione, lo fa verso oggetti piccoli, semini, noccioline americane. Non... Quindi questo rapporto di specchio lo vediamo perché tu fai e tu vedi, e quello che tu fai è la stessa cosa di quello che tu vedi, per quel neurone. Perché, ecco, qui bisogna stare attenti, che ormai sono 100 anni che c'è questa tecnica, ma periodo d'oro, forse è stato proprio la fine del secolo, che la tecnologia ti permette di registrare un singolo neurone per volta e tenerlo per molto tempo in vita, quindi vedi tutte le sue proprietà. Che cosa fa? Si attiva quando prende o quando spinge o quando rompe. E dopo vedi l'altro aspetto. E se io spingo, se io rompo, si attiva sempre lui. Ecco, direi che questa è stata l'arma vincente. E per registrare che cosa si usa? Perché di solito si vedono queste immagini del cervello che si colora diversamente, e gli scan... Tecniche diverse. Uno è il colorarsi diversamente, e queste sono le tecniche che sono nate alla fine degli anni 90, nell'altro secolo, che si basa su quanto sangue arriva in una certa zona. E poi trucchi fisici o chimici ti permettono di dire che lì c'è più sangue. Quindi il malato sta lì sdraiato, tu gli fai fare un compito e vedi che certe aree diventano rosse, c'è più sangue. Questa è una tecnica che però ti dice che in quell'area ci sono tanti neuroni che si attivano, che c'è più sangue. La tecnica che usavamo nella scimmia, adesso si può fare anche nell'uomo, è quello di infilare un elettrodo nel cervello e registrare un neurone e vedere cosa fa lui, cosa dice lui. Perché ogni neurone è come un personaggio. Ecco, non dobbiamo pensare che noi registriamo dallo stadio che urla, noi registriamo da ogni singolo tifoso. E uno urla un insulto, uno è contento, uno e così via. Ma altra domanda stupida, ma quanti neuroni ci sono? Milioni e milioni, ovviamente, ma per fortuna c'è molta ridondanza. Pensi, se fosse solo un neurone per la sua faccia, è un esempio abbastanza vero questo. Noi abbiamo neuroni che codificano le facce. E quindi questo neurone si attiva quando vede Brigitte Bardot, ma non c'è solo lei, non c'è solo quel neurone lì, che sarebbe tragico, dai una pallonata, prendi un colpo,
perdi il brividino, non è una bella cosa. Questo sarebbe tremendo, tremendo. Magari perdi anche quello di tua moglie. Pazienza, ma o del tuo amico che dopo arriva lì dice, ma non mi riconosci. Per cui, di fatto, più neuroni sovraintendono... Ridondanza, no? Il termine fisico è ridondanza. Okay. Più neuroni fanno la stessa cosa, per nostra fortuna. Magari saranno lievemente diversi, ma insomma, dopo ci sono delle tecniche che usa il cervello. Per me. Ok, e i neuroni che sono ridondanti stanno tutti nello stesso posto o sono distribuiti in posti diversi? Beh, in genere stanno insieme. Poi però parlano con quelli che sono i loro cuginetti, quindi quelli non sono identici, però sono abbastanza simili. Cioè un neurone della faccia parla con i neuroni visivi che gli danno magari certi aspetti deformati della faccia, il nasone grande. Certo, questo senza nessun riferimento. No, così non pensavo proprio, non mi ero neanche... Cioè, chiedevano in chat, professore, vado proprio così a random, Giovanni Pace chiedeva se è vero che i neuroni a specchio funzionano anche con le lingue. Cioè, quando immagino intenda quando ascolti una nuova, una lingua diversa rispetto alla tua. Dunque, sul linguaggio è un argomento maledetto, perché la gente si litiga, si odia, eccetera. Alcuni dicono che sono cose quasi inconoscibili. Comunque, per quanto riguarda i neuroni specchio e il linguaggio, noi abbiamo i dati che se io sento un'azione, non la vedo, sento, uno mi dice corri, sono le aree motorie, quindi una specie di specchio. Se me lo dicono in inglese, run, non credo, a meno che uno non conosca bene l'inglese. Se me lo dicono in indo, sono sicuro che non lo capirò. Però nella tua lingua, in lingue simili, c'è questa possibilità di avere un'attivazione motoria che ti dà una visione più chiara di cosa vuol dire correre o saltare. Cioè, bisogna stare attenti, perché magari capisco saltare, parlavamo prima dei tuffi, ecco. Se tu l'hai fatto le cose le capisci meglio, se tu una lingua hai anche una rappresentazione motoria del saltare, lo vedi meglio, lo capisci meglio del saltare puramente così, che ho ricordato sul libro. Stavo pensando, ma rispetto a quello che diceva prima dei singoli neuroni e del monitoraggio, del tracciamento, ma questo vuol dire che se io riuscissi a mappare il cervello di Ronaldo, facciamo un esempio, adesso non so lei perché i tifi magari ho fatto l'esempio sbagliato, però diciamo Ronaldo, Messi, insomma è un grande campione. Grande campione. E avessi una tecnologia che permette di prendere quella mappatura e metterla nel mio cervello pelato qua, io potrei anche fisicamente replicare le gesta di Ronaldo, perché avrei tutte le sue rappresentazioni. Mi sembra che qui andiamo un po' nella fantascienza. Quello che mi piacerebbe invece è fotografare Ronaldo, farlo vedere ai ragazzi giovani per vedere come riesce a colpire la palla, un po' l'abbiamo detto prima, quel suo amico che diceva gioca come un campione, non giocare con i brocchi, è verissimo, però mi sembra che siamo molto lontani da questo. Ok. Ernesto Orsino dice, professore, con l'equipe ha dato alla riabilitazione il più grande contributo degli ultimi 20 anni, lunga vita la neuroscienza, gruppo di Parma. Ci spiega meglio perché la scoperta dei neuroni a specchio e le ricerche che porta avanti sulla riabilitazione hanno questo impatto così importante? Beh, io ringrazio molto Orsino, perché è la cosa che stiamo facendo ora e ci appassiona veramente molto. Perché? Perché lei immagini una persona che ha avuto un incidente stradale, è stato ingessato, è immobilizzato. Poi, quando permettono di camminare, cammina in una maniera molto strana, tac, 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 perché c'è una cosa parassitaria. Lui per camminare ha imparato una maniera sbagliata.
Ora, quando gli tolgono il gesso, cammina ancora in una maniera sbagliata e il povero riabilitatore impazzisce per farlo camminare bene. Ora, se tu riesci però a parlare col sistema nervoso direttamente, gli puoi far fare questo esercizio ancora quando è ingessato. Noi proprio adesso stiamo scrivendo un lavoro in cui se io prendo un ragazzo giovane, normale, e gli blocco il braccio così per 12 ore, lui successivamente la cinematica è sbagliata. Se simultaneamente, mentre lui era immobilizzato, gli faccio vedere i movimenti eseguiti bene, magari da lui stesso, e adesso con sistemi tridimensionali è veramente molto bello, lui guarisce subito, guarisce in una settimana invece che in un mese. E altri non siamo noi, ma hanno visto che questo va bene anche per malattie molto gravi come il Parkinson. Nel Parkinson ci sono fasi in cui il malato si blocca, ebbene un gruppo di Genova ha inventato un sistema per sbloccarlo in qualche maniera. Cioè il campo si è allargato enormemente, sia allo sport, perché con lo sport, guardi, io non ci pensavo che potesse essere applicato allo sport. Invece alla medicina l'avevamo pensato con Buccino e Fadiga, due miei collaboratori, ancora all'inizio di questo secolo. Abbiamo avuto molte difficoltà però pratiche, perché bisogna farlo tutti i giorni. E devo dire che i riabilitatori sono i nostri migliori amici, amano moltissimo queste cose, come gli sportivi d'altronde. La difficoltà è burocratica, i parenti ti dovrebbero portare ogni giorno a fare gli esercizi. Adesso stiamo pensando di farlo invece per via internet, cioè riuscire a creare dei movimenti, dei film tali che tu puoi vederli. Ecco, non so se lei conosce ha un nome inglese, Fight the Stroke, no? Francesca Fedeli, che salutiamo, certo. È una nostra talebana. Francesca Fedeli ha avuto, ecco, ci sono certe cose che quasi ti meravigli. Lei ha avuto un figlio con un problema, ha usato l'Action Observation Therapy, è migliorato molto. E da allora lei si è dedicata anima e corpo a questo, perché avere un bambino e averlo lì tutto che non si muove, eccetera, me l'hanno fatto vedere. Il suo bambino sembra normale, è stato un miracolo. Vabbè che hanno incominciato molto presto, poi loro, mamma e papà, sono... Però mi è successo una cosa a Napoli, prima del lockdown, è arrivata una signora e mi ha abbracciato. Perché cosa è successo? Sa, mio figlio è nato con una paralisi e gli hanno applicato il suo metodo e adesso sta molto bene, ne sono riconoscente. Wow. Sì, sono cose che gli danno molta soddisfazione, devo dire. Francesca, eccetera, quindi è il piacere dello scoprire che è la molla, però avere queste soddisfazioni mediche sono notevoli. E quella signora è molto brava perché si è gettata su quello. Adesso io non so dove piglia i soldi. No, è The Stroke, porta avanti questa campagna, questa iniziativa, e devo dire bravissimi. Ma sullo sport, in realtà, già diciamo 30 anni fa, io mi ricordo facevo delle sessioni di training mentale dove erano tutte impostate sulla visualizzazione per cercare di creare nella tua testa una rappresentazione di quello che sarebbe stato il tuo gesto vincente o portarti in uno stato, insomma, di peak performance. E in questo caso però si tratta proprio di visualizzare dei gesti, delle immagini per... Non bisogna stare attenti. Quello che dice lei è giustissimo, ma non è visualizzare il gesto. Viene chiamato motor imagery, cioè immagini te stesso che fai il gesto. E questo è veramente molto utile anche nella riabilitazione. Noi attualmente nella riabilitazione suggeriamo tre cose: che il malato pensi come avrebbe fatto l'azione se fosse normale, vedere quell'azione e poi incominciarla a fare dei limiti delle sue possibilità motorie. Però guardi, lei ha perfettamente ragione, il saltatore in alto che si mette lì fermo immobile e lui si rappresenta il suo salto, non un salto in generale, il suo salto come lo farà. No, in quel senso sono molto bravi. Io
lo sport, ma come hanno scoperto su basi così empiriche, certo. Altra domanda, ci sono un miliardo di domande. Angelo Bollani le chiede, la robotica potrebbe avvantaggiarsi da questa teoria? Nel senso di imparare guardando gli altri. Da quando noi le abbiamo scoperte in America, soprattutto l'University of Southern California, c'era un gruppo di roboticisti i quali dicevano adesso insegniamo al robot col guardare. Il che... Capisce? La differenza è, uno è dargli un programma fisso, quello fa quello che c'è, ma invece diamogli più libertà, lui ha gradi di libertà diversi, e guardando, sì, però è molto difficile, non sono stati eccezionali i risultati. Quello che invece stanno facendo a Genova, e mi sembra molto intelligente all'IT, è quello di far vedere le azioni del robot, ma facendo sì che il robot non faccia paura, non faccia movimenti bruschi, che abbia, noi li chiamiamo vitality forms, cioè che abbia, guardi, io le faccio così o le faccio così, questo è lo stesso gesto, stop, questo è fatto con violenza, questo è fatto gentilmente. Ecco, insegnare al robot di fare le cose gentilmente in maniera tale che il malato, il vecchio che sta lì, non si spaventi. Questo direi è molto importante adesso che i robot sono diventati bravi. Quindi ci sono due strade. Una è quella che il robot impari per imitazione, e per ora non mi sembra che abbia, forse sbaglio io, ma non... è stato, almeno non è stato così rapido. L'altro è quello che invece sto dicendo, che il robot sia gentile, che i suoi gesti non siano tutti meccanici così, ma che siano fluidi, e quello a Genova lo stanno facendo controllando poi con quelle macchine che lei ha citato, la risonanza magnetica funzionale, che effettivamente il movimento del robot sia considerato gentile dal cervello dell'osservatore. Una curiosità, ho intervistato tempo fa David Sinclair, che si occupa di invecchiamento, tecniche anti-aging, americano, e fa tutti questi studi sull'invecchiamento, e la cosa che mi ha colpito è che diceva, guarda, gli investimenti non sono tantissimi, e la cosa mi ha colpito, perché ho detto, ma è strano, perché a tutti i grandi miliardari dovrebbe interessare il fatto che prima o poi moriranno e magari potrebbero ringiovanirsi, no? E quindi perché non investono miliardi e miliardi? Dice, no, invece la ricerca purtroppo non è, non abbiamo facilità a trovare i fondi. Allora le domando, qual è il livello degli investimenti e dei fondi rispetto a ricerche come quelle che sta facendo, che possono essere così importanti e hanno un impatto così incredibile? Dunque, una cosa simile a quello del milionario miliardario, noi siamo in relazione con un signore che possiede una grossa industria in Irlanda, e lui ha detto, ma perché non facciamo la risonanza nel momento in cui uno invecchia, per poter dire, se io vado nel mio club, golf club, chiedo di dare una sovvenzione, lo fanno. Però sono pochi quelli che sono così aperti. Quindi, invece lei dice, in generale l'industria è molto aperta alla collaborazione con noi, e che loro hanno degli ottimi centri di ricerca. Ad esempio, noi abbiamo collaborato con la Barilla, con la Ferrero, entrambe le industrie hanno dentro la loro pancia delle cose bellissime. La Barilla ha un vero e proprio laboratorio, sa se uno entra in quel laboratorio, se va a guardare a destra o a sinistra, se piglia l'oggetto d'oro o l'oggetto nero. La prima è stata la quella dei Indesi. Perché lì è un grosso problema, loro fanno delle cose bellissime, poi arriva la persona anziana e dice no, perché a me piace quelle semplici, sono la porticina a vedere dentro, quindi tutte le vostre eleganze non mi vanno bene. No, l'industria è molto aperta in questo. Noi per fortuna adesso, noi grazie alla riabilitazione abbiamo dei fondi da INAIL. Okay. L'INAIL è molto interessata, perché capisce, per loro guarire un malato in una settimana o in un mese è un'enorme differenza, e anche gli ospedali.
c'è un risparmio di coppie, no? La pressione rapida ha un vantaggio economico, oltre che ovviamente umano, perché guarire uno in una settimana fa molto piacere. Matteo Aceti, ci sono nuove direzioni di ricerca nello studio dei neuroni a specchio, le chiede. Beh, le nuove sono essenzialmente sulle emozioni. Da quando noi abbiamo incominciato a lavorare con Niguarda, siamo riusciti a registrare delle strutture profonde in esseri umani. È una delle cose più belle fatte con il mio collaboratore Caruana. Abbiamo trovato, ad esempio, l'area del ridere. C'è una zona particolare del cervello che, se tu stimoli, uno si mette a ridere. È bello che più intelligenti tra i nostri studenti dicono: ma guardi, non sono mica io, è un altro dentro di me che mi fa ridere. Lui si mette a ridere. È il bello che, se gli fai vedere dei filmati buffi, quella stessa zona si attiva. E i comici lo sanno, perché sanno fare certe cose per cui si mettono a ridere loro, fanno una smorfia ridicola, insomma fanno un priming, come si dice, ma quello del ridere è molto bello. Poi c'è un'altra zona invece che è per il disgusto. Questo, se tu metti un cibo buonissimo, una caramellina in bocca, e stimoli l'area del disgusto, cos'è questa roba? Com'è possibile? Era buono prima fa, adesso fa schifo. Incredibile. È sulle emozioni che siamo andati molto avanti in questo periodo. E come si stimola una zona? Siccome questi esperimenti sono fatti nell'uomo, inseriscono degli elettrodi nel cervello per poter sapere, localizzare il focolaio epilettico. Questi sono malati epilettici e attualmente c'è questa tecnica che ho sviluppato tra Parigi e Milano, che permette di localizzare esattamente dov'è il focolaio epilettico. Prima lo si faceva molto grossolanamente, con degli elettrodi, qui invece sai dov'è. Se lo porti via, la guarigione è del 95%. Quindi salvi una persona che non risponde ai farmaci, questi sono malati gravi, non risponde. Lo salvi da una vita orribile a una vita normale. La fortuna nostra è che loro non sanno dove mettere gli elettrodi, devono fare una specie di pesca, e non ne mettono 16. Di questi, due o tre andranno a finire bene, gli altri no. A noi va molto bene, perché il cervello di un epilettico è un cervello normale, quindi noi possiamo andare a finire nell'area del riso e capiamo su cosa si basa, mentre il suo focolare epilettico magari qualche millimetro più indietro, o qualche centimetro più indietro. Quindi la domanda, io sulle emozioni sono molto interessato, perché per ora abbiamo studiato più che altro le basi, eccetera. Mi piacerebbe conoscere anche i sistemi di controllo, e questo non ne sappiamo molto. Cosa intende? Per esempio, l'empatia, che piace tanto. L'empatia è una cosa bellissima, però in certi momenti non puoi averla. Il chirurgo, se è empatico, sbaglia, infatti non opera i suoi cari. Il poliziotto, se deve picchiare, non può a un certo punto avere empatia per il dimostrante che ha colpito. Ma quali sono questi? Per questo sono normali. Il chirurgo non è un sadico che si diverte a vedere il sangue, e neanche il poliziotto. Quindi quando torna a casa diventa buono, quando va sul fronte diventa cattivo. Ecco, quali sono questi meccanismi? Questo mi appassiona molto. Resto sull'empatia, perché Demis, secondo me, ha la mamma di tutte le domande. È pronto? Ce l'ho. Demis dice: una persona più empatica e un genere più dotato di empatia, quali le donne, hanno quindi più neuroni a specchio? Vedendo la mia moglie, professore, direi che senz'altro ha più neuroni a specchio di me, la mia dolce metà. Ecco, calcolare quanti neuroni a specchio ha una persona o un'altra non lo possiamo. Devo dire la verità, che però è vero che le ragazze, le donne, hanno reazioni più forti emotive. Cioè, quando vedono qualcosa che va male, si attivano di più i circuiti. Quindi credo sia vero. E dal punto di vista evolutivo è logico. Cioè, è la mamma che cresce, che i padri amano i bambini, ma non hanno quell'amore che evolutivamente è così. Quindi è vero questo. Anzi, in Inghilterra sono così carogne che usano solo le donne per questi esperimenti. Così gli va tutto bene. Vada bene.
Boris Johnson. Noi usiamo visto maschi e femmine, loro scelgono delle donne, così i risultati sono più sicuri. Certo. Alessio Dattola invece, sa professore che non ho mai visto talmente tante domande in chat. Allora, Alessio Dattola le chiede se si usa della realtà virtuale per fare oggi gli esperimenti, che ci sono tutti questi visori, insomma, che ormai sono molto realistici. Sì, sì, si usano. Ad esempio, in quello che abbiamo discusso prima, per fare la riabilitazione, è molto più forte, più efficiente la reazione se usi queste tecniche come la realtà virtuale o la realtà aumentata, perché è molto più naturale. Davanti a una... I giapponesi hanno fatto un esperimento proprio per dimostrare questo e hanno visto che il cervello si attiva molto di più nella vita reale, poi viene il teatro, poi viene il cinema e ultima la televisione. Quindi se uno riesce a fare la realtà virtuale, come chiedeva il nostro ascoltatore, riesce molto più efficacemente a entrare nel cervello della persona. È molto più vero. No, una cosa che volevo dire, perché la gente ama molto l'empatia, dice, ah, empatia, che bene, ma c'è anche un'empatia nera, un'empatia cattiva. A Chicago hanno paragonato le risposte emozionali dei criminali che hanno fatto delle carognate sadiche rispetto a dei criminali normali che hanno rubato, eccetera. Sono bravissimi a riconoscere le emozioni sadici. D'altronde, se lei ci pensa, se uno gli piace vedere il dolore, deve riconoscerlo. Certo. Che mai fa le robe. Ma quindi c'è questa empatia un po' sbagliata, ma non è che l'empatico sia buono, l'empatico capisce in che stato sei tu. E dopodiché dipende dalla tua educazione, dalla tua sensibilità, eccetera. Appunto, le donne di solito sono empatiche positive, non è che se il bambino urla lo buttano fuori. Certo, certo, certo. Ma questo certo. È molto importante, perché la gente un po' confonde l'empatia con bontà. L'empatia è uno stato, perché tu capisci come l'altro e poi ti comporti in maniera a seconda della tua cultura, dalla terrorismo. Io non penso che siano tutti matti, ma purtroppo la loro educazione è stata tale che considerano secondario il soffrire dell'altro. Ci sono sadici, ma comunque bloccano queste reazioni immediate, come fa il poliziotto, come fa il chirurgo. Una mia curiosità, mi immagino la sua giornata tipo immerso tra libri, studi, ricerche, paper, come funziona la sua giornata tipo? Da primo aspetto della domanda, e secondo aspetto volevo capire dove si informa, qual è la sua dieta mediatica, dove recupera le informazioni per continuare così a essere sempre stimolato, ecco. Questa è una domanda che un po' mi preoccupa, perché esatto. Se penso a quanto leggevo 10 o 15 anni fa e quanto leggo ora è incredibile, molto meno ora, perché? Perché c'è quel maledetto email che ti bombarda, ci sono tutte quelle cose lì che ti distraggono. È vero che è molto più comodo, perché io adesso in un momento posso trovare un lavoro del 2005, mentre prima devo andare in biblioteca. C'è il più e il contro. Comunque io, la mia generazione, ho avuto la fortuna che sono nate tutte queste tecniche nuove. Io non sono mica un fisico, non so usare una risonanza magnetica, però discuto con quelli che la sanno usare, dico, a me piacerebbe capire questo, si può fare o non si può fare. E quindi un po' la vita si è prolungata, perché se dovessi fare da solo queste cose non le saprei fare. L'abilità manuale, quello che sanno fare i fisici, eccetera, è molto diverso. Poi io per molti anni ho lavorato con le scimmie e... Le raccontavo prima, ogni neurone ha la sua storia. Io volevo capire la storia del neurone. E quindi stavamo lì in laboratorio dalle 9 del mattino e si andava bene fino alle 9 di sera. Adesso lo fa il tecnico, la risonanza, mi porta, mi fa vedere le macchie, discutiamo, poi diciamo questa macchia è dovuta a questo. Quindi per una persona anziana sta molto meglio. Chiaro. Ma e oggi se dovesse dire la sua giornata tipo qual è? Lockdown o se lockdown è un incubo, perché è vero, noi lavoriamo anche qui,
però parte della ricerca è fatta parlando attraverso, o le lezioni. Le lezioni le facciamo attraverso Skype, eccetera, ed è molto più stancante. Guardi, fare lezioni di fronte a un gruppo di studenti, anche se magari c'è un gruppo un po' maleducato che parla, ma è un'altra vita, dici stai zitto, non ti interessa, vai fuori, hai un rapporto, poi ci sono quelli che vedi che si interessano, fanno così con la testa, e tu sei contento, e lì capisci niente, parli e ti stanca molto. Se no, prima del lockdown, io in genere faccio questo, arrivo la mattina verso le 9, 9:30, ho lavoro per un'ora con la segretaria, adesso con la posta anche di più, dopodiché parliamo con i laboratori a che punto sono le ricerche, se qualcuno ha letto qualcosa di interessante me lo dice, e dopo io vado, mi vergogno di dirlo, ma in questo sto molto meridionale, voglio fare la fenichella. Io vado a casa a luna e fino alle 3 solo per conto mio, e poi ritorno. In America dicevano che questo è il segno di pigrizia, invece non è vero, perché 2 ore di riposo, 2 ore e mezza, io poi posso lavorare fino a tardi. E poi immagino che magari le migliori intuizioni, le migliori idee le vengano durante la pausa. Ma sa che è vero questo? La gente a volte c'è tutta una letteratura su gente che ha scoperto la formula del benzene mentre passeggiava in montagna e pensava a tutt'altro. E invece è vero, se non sei troppo se sei concentrato su un problema, diventi un po' dogmatico, pensi alle cose che la gente ha detto. Se sei lì nella panichella, dici: ma non si potrebbe fare questo, cosa dici? Dopo ti addormenti. Ma è così. Vorrei capire qual è il neurone delle mie idee, perché io invece per avere idee vado sotto la doccia e... È lo stesso però, si distrae, non pensa a cui ti intervisterò. Esatto, zero. E di lì mi arriva, come dire, si accende qualcosa e dice: scrivi a questo, contata a questo, ah, no, ma potresti fare questo. E allora vorrei avere a comando, capito, un click dove dico: fammi avere l'idea, tac, e io parto. E lì ogni giorno ce n'ho 3.000, insomma. Un grande anatomico spagnolo, Cajal, ai suoi studenti diceva: quando non vi viene in mente, andate al mare e fate una bella passeggiata di un paio d'ore e poi tornate a lavorare. È l'unica maniera per farvi le idee, che se no uno diventa matto, continua a girare intorno al problema. Forse per voi è lo stesso, insomma, se volete. È così, sì, all'importanza della pausa, ecco. Il neurone a pennichella, secondo me, sarà la sua prossima ricerca. Mi caccia via dal mondo della scienza. E la collaborazione invece con i vari paesi com'è? Quali sono i posti nel mondo, i vari paesi, i vari centri di ricerca nel mondo, quali sono i posti più avanzati o con cui collaborate di più? Beh, noi per molti anni, noi abbiamo avuto la fortuna di vincere un grant formato da un gruppo internazionale, e c'era un giapponese molto bravo, Sakata, c'era un francese, Marc Généraud, che era un psicologo di altissimo livello, c'ero io, e c'era Michael Arbib, che è un computer sciences, ma di quelli grandissimi, cioè allievo del gruppi dell'MIT, adesso ha quasi 80 anni, ma quando collaboravamo 20 anni fa era veramente brillante, quindi era molto internazionale. In genere però, certo, un periodo negli Stati Uniti è molto importante, perché vedi come lavorano loro. Anche se io ho lavorato più con i giapponesi. Che differenza c'è tra lavorare con i giapponesi o gli americani su progetti di ricerca? Beh, io ho avuto la fortuna di lavorare con i giapponesi, ma in cui il leader ero io. Venivano loro a Parma, se io andavo da loro era per fare conferenze. Vittorio Gallese, che è un mio collaboratore, adesso professore, ha fatto un anno intero in Giappone, ed era molto dura, perché finché il capo non va via, loro restano lì. E magari sono le 9 di sera, non sanno più cosa fare, sono morti, ma se il capo è ancora lì, magari maggio sushi, loro devono stare lì, cioè è molto gerarchico. Negli Stati Uniti invece è molto meno, anche se più di quanto sembra. Abbiamo parlato prima del tu e del lei, e il mio professore lì di anatomia, Jim Sprague si chiamava,
però voleva farsi chiamare doctor dagli studenti. A un certo punto manteneva un po' le distanze. Non è proprio tutto così, tutti John, Tom, eccetera. Okay. Però non è come... Poi c'è, noi quando parliamo degli Stati Uniti facciamo un po' di confusione, nel senso che io ho fatto un anno a Filadelfia e poi parecchio tempo, anche se a Los Angeles, sono due mondi diversi. Cioè, a Filadelfia avevo bambini piccoli, non mi permettevano di andare al ristorante perché non avevano 14 anni, perché temevano che facessero cagnara, mentre a Los Angeles qualsiasi cosa... A proposito di Stati Uniti, mi è venuto in mente che ieri ho visto l'ultimo film di Nolan, che è questo regista che ha fatto appunto tutto un po' di film sempre particolari così, e il film è basato sull'inversione, è un mondo che va al contrario praticamente. Per fare un esempio, non spari una pallottola, è la pallottola che viene risucchiata, no? È un mondo che va al contrario, si basa su... tutto questo spostamento di parole. Però stavo pensando che su Neuroni a specchio, paradossalmente, mi ha fatto venire in mente questa idea, che è al contrario, magari tu parti dall'idea che vedi qualcosa fuori da te e genera una reazione dentro di te, ma quel qualcosa magari è già dentro ed è in un qualche modo collegato all'esterno. Vabbè, insomma, niente, non lo so, mi ha portato, adesso devo elaborarla bene. Che effettivamente in un certo senso è vero, no? Il neurone specchio non è un neurone motorio, eppure capisce quello che fa il neurone motorio. Come fa? Non mi è chiaro questo, insomma, è fuori dalla mia possibilità di comprensione, però cercherò di documentarmi. Senta, non è tanto difficile, dai, gli esempi sportivi che abbiamo fatto sono un po' questo, perché... ci piace tanto un certo giocatore, capisci che fa bene, come fare un altro a trovarsi lì, in quel posto lì, Però le faccio una domanda. Io non ho mai giocato a basket in vita mia, d'accordo? Cioè, non ho un passato da dire ho giocato a basket, però io mi ricordo che la prima volta che ho visto Michael Jordan in un video giocare a basket, ho provato proprio un'emozione forte, vedendo un gesto di qualcosa che ho detto wow, questa è una roba incredibile. E ho, non so, Mike Tyson, non ho mai fatto il pugile né voglio farlo, però la prima volta ho visto Mike Tyson, avevo visto già diversi pugili, ma quello aveva un gesto che dicevo caspita, ma c'è qualche cosa, ecco. E allora non riesco a capire, probabilmente è dentro di me quel qualcosa, ma non riesco a capire perché suona in relazione, ecco. No, bravo. Anch'io penso che sia così, cioè nel senso che quando io vedo un centometrista che corre in una certa maniera, in qualche maniera mi immedesimo in lui e mi sembra di essere io stesso che corro. Una volta il New York Times ha detto ci piacciono le Olimpiadi perché pensiamo di essere noi gli atleti. Nel momento in cui vedi, e questa è la storia di Tyson, io non voglio dipestarmi con nessuno, se dovessi pestarmi effettivamente Tyson sarebbe da imitare. Anche adesso che ha 55 anni, ma appena combattuto, insomma, ancora in discreta forma. Però quello dell'età, guardi, è una cosa incredibile. Io quando ragazzo, mi ricordo, Bartali aveva 35, 30, solo il grande vecchio, com'è possibile che ancora corra, eccetera. Adesso Buffon, l'altro giorno, qui a Parma, parava da Dio e ha 40 anni. Ah, sì, è incredibile. Sì, diciamo... Però noi vediamo anche adesso molti di più, Io leggo la Gazzetta di Parma, ci sono i necrologi, è sorprendente, 96, 98, 94, una volta non ero in ospedale, mi ricordo dove avevi uno che aveva 70 anni, c'era questo povero vecchio. Io da ragazzino pensavo quando avrò 50 anni sarò proprio, quando sarò vecchio, e pensavo quando avrò 50 anni, ho quasi 50 anni, invece dico no, quando ne avrò 150 sarò vecchio, cioè, la sposti sempre più in là. Una volta ho preso un dentista che non so quanti anni avesse, ma insomma io ne avevo 60 circa, lui mi aveva fatto, beh guardi, insomma, che duri qualche anno, 10 anni, io matto, questo deve durare.
Senti, una volta avevo visto un film dove in pratica si registravano le immagini o i sogni o le idee come fosse un film, Strange Days insomma era, e quindi tu potevi, io se avevo delle, se avevo visto, avevo vissuto delle esperienze, potevo registrarle come fosse in una cassetta e poi spostarle a un altro e a quel punto potevo vendere esperienze diverse. La registrazione dei sogni, ho visto anche un po' di esperimenti sulla registrazione per avere proprio l'immagine, non dire ho sognato questo, si è acceso un certo neurone, no no, vedo proprio quell'immagine lì. È possibile, quanto siamo lontani dalla possibilità, quando si dice registro la reazione di un neurone, avere qualche cosa di più come informazione che non sia solo sia siamo molto lontani, vede? Io sono, anche se ho lavorato con, appunto con Arbib, che è uno dei padri della cibernetica, quando mi parlano di intelligenza artificiale che sostituirà la nostra, siamo, è un altro mondo, perché noi abbiamo le emozioni, ci innamoriamo, è difficile, e poi ci sono delle cose sottili che sfuggono, perché ti piace un certo poeta, perché ti piace un certo romanziere. Allora io non so se una macchina o un'intelligenza artificiale può imitare questo. Certamente sono molto bravi negli scacchi, sono molto bravi nella matematica, ma c'è tutto questo mondo interno. A me un giorno un prete, tra parentesi, mi ha detto: lei parla di empatia, ma veramente come posso io capire il suo stato mentale? In fondo siamo diversi, abbiamo diverse concezioni della vita. E infatti non capiamo la stessa cosa. Però se lui si arrabbia o mi arrabbia, io ci capiamo, sì. Poi cosa c'è dietro è un'altra cosa, ma per fortuna capiamo cosa gli altri sentono. Certo. Che cosa consiglierebbe di leggere, diciamo, per non sui neuroni a specchio, ma per comprendere un po' meglio il mondo dalla sua esperienza? Se dovesse darci qualche consiglio di libro da leggere che nella sua vita è stato importante o interessante, c'è qualcosa che mi può suggerire, che me lo compro per Natale? No. Però io ho avuto la fortuna che i miei genitori mi avevano comprato, quando ero bambino, una serie della UTET che si chiamava La Scala d'Oro. E a 6 anni leggevi certe cose e dopodiché ti appassioni talmente che non la smetti più. Poi, se dobbiamo dire chi piace molto a me piace molto Thomas Mann, per esempio. No, beh, tra i moderni, io ho letto con grande piacere il giapponese Murakami. Murakami mi ha entusiasmato per questo loro strano mondo. E lei... Io solo recentemente ho scoperto Vassalli, che è morto da qualche anno, ma scrive veramente bene. Se vogliamo andare sul politico, invece, un grande scrittore che è dimenticato è De Roberto, quello che ha scritto I Viceré. Che racconta la situazione di Catania quando arriva Garibaldi, ed è bellissimo perché noi non ci rendiamo conto in che stati erano in quegli anni i siciliani. Erano ancora col feudatario, la mafia serviva per difendere il popolo dal feudatario, eccetera, cose che da noi erano sparite 200 anni prima. Quindi uno capisce perché c'è tanta difficoltà in Sicilia, nel sud. È bello. L'approfondimento storico è sempre utile, importante, proprio a comprendere. Sì, sì, sì. Soprattutto da parte di uno che ti sa raccontare la storia e dietro vedi tutto il dietro le quinte, il racconto. E dal punto di vista della ricerca nel suo settore, se dovesse dire quali sono i cambiamenti principali che ci sono e quali sono magari i prossimi cambiamenti che lei vede nel mondo della ricerca? Romanzieri, non... No. Se lei mi chiede l'altro, direi chi scrive benissimo è Oliver Sacks. Ogni tanto racconta balle. Le racconta benissimo. No, ero curioso di capire, ecco, come è cambiata la ricerca in tutta questa sua esperienza, nella sua storia, da quando ha cominciato ad oggi, e che cosa invece farà fare il prossimo salto alle ricerche in generale, ecco. Guardi,
mi sembra che la ricerca è stata molto condizionata dai progressi tecnici. Quando io ero ragazzo, ero dal professor Moruso appena laureato, registrare dei singoli neuroni sembrava un achievement incredibile. Mi ricordo quando feci vedere il professor Moruso le prime registrazioni, era entusiasta. Dopodiché lo facevano tutti. Dopo è comparsa la risonanza, che per l'Italia è la PET. Queste tecniche di registrazione, diciamo, del cervello in toto, in cui occorrevano tanti soldi, perché una risonanza costa 3 miliardi. Ad esempio la nostra psicologia, che era la prima al mondo, andò giù notevolmente, perché gli altri avevano armi che noi non avevamo. Non so cosa succederà nel futuro. Io credo che attualmente la risonanza abbia dato quello che poteva dare. Ci sarà qualche genio fisico, matematico che inventerà. Mi piacerebbe dirle, professore, che sono io quel genio matematico, ma invece non sarò io, però spero di intervistarlo, insomma, quando esce, spero di portarlo. Professore, è stato davvero un piacere chiacchierare con lei. Lei è a Parma? Sì, in questo momento sono a Parma del mio studio. Oh. Ma lei abbiamo permesso di venire non più di due per stanza, quindi... Lei pensa che è un periodo... L'ingegnere che mi ha dato una mano in caso di problemi tecnici. Ero venuto a Parma e quando appunto giocavo ping pong venivo a Parma, ma anche un paio di volte alla settimana ad allenarmi, e quindi ho sempre un ricordo meraviglioso. A me Parma piace. Ping pong? Ah, ping pong, sì, venivo perché Parma aveva alcuni grandi giocatori e insomma venivo a allenarmi e poi andavo a mangiare la mia piadina con lo squacquerone ed ero felice. Ma Parma ha una tradizione di sport così alternativi molto grande. Io quando sono arrivato a Parma, erano gli anni 80, dicevo che mi piace il calcio, mi guardavano come un matto, dicevo: ma no, c'è il rugby, c'è il baseball, vai lì, quello, insegna ai tuoi figli a fare quelle cose lì. Dopo invece sono arrivati i soldi e il calcio. Molto bene, un grande saluto, guardi, dalla chat la salutano tutti, insomma complimenti per il suo lavoro, avanti così e bocca al lupo per tutto. Allora, grazie ancora. Grazie a lei, è stato un piacere, arrivederci.